La rottura tra Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani è ormai cosa confermata e, a quanto pare, definitiva. Dopo il lungo intervento dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, anche Claudio ha voluto dire la sua, scatenando, però, la reazione della sua ex. Lui ha così bloccato Ginevra sui social e, di contro, la ragazza ha voluto dare una spiegazione più dettagliata delle motivazioni della loro rottura. Claudio, come sempre sei molto bravo con le parole, ha esordito la Pisani, ti prego teniamo privato ciò che è giusto che resti privato, che se solo la gente sapesse che dopo 20 giorni ti sei presentato per qualche ora a Napoli senza neanche una rosa, capirebbe molto di più di quanto hai voluto far credere loro, scrive. E ancora, e non dimentichiamo che prima di questo grande gesto d'amore profondo, sono stata io a venire fino a Riccione, ... lottare è un'altra cosa, io so che significa, conclude Ginevra. Claudio D'Angelo rompe il silenzio. Claudio D'Angelo si lascia andare ad un lungo sfogo su Instagram dopo la fine della storia d'amore con Ginevra Pisani. Dopo due anni, la storia tra l'ex tronista e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sono detti addio. Una decisione che ha preso la Pisani non accettando più le mancanze del tronista. Su Instagram, D'Angelo non nasconde il dolore che sta provando, definendo quello attuale come il momento più difficile della sua vita. Ero felice, per la prima volta avevo vicino a me una persona speciale con la quale fare tutto. Ad oggi però per te non è più così e me lo hai detto un mese fa con una semplice chiamata al telefono, dopo una vacanza per noi importante, confessa l'ex tronista che poi aggiunge, Dio solo sa quanto ho lottato in queste ultime settimane. Ho cercato di capire, di trovare dentro di me le risposte, mi hai visto piangere con i tuoi occhi più volte, ma davanti ad una persona che vuole andare niente conta più. Claudio D'Angelo svela così di aver accettato la decisione di Ginevra, di rispettarla, allora rispetto te, le tue scelte, le tue decisioni, la tua vita, e sappi che nonostante tutto sarò sempre dalla tua parte perché chi ama non può odiare io, ma come sono sicuro anche te, in questi due anni, ti ho amata tantissimo. Amore a L capolinea per Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani. Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani si sono ufficialmente lasciati. I rumors delle ultime settimane sono stati confermati dall'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha voluto spiegare ai fans i motivi della rottura. A decidere di scrivere la parola fine su una delle storie più belle nate nel programma di Maria De Filippi e sulla quale nessuno avrebbe inizialmente scommesso è stata Ginevra che, stanca delle mancanze dell'ex tronista, non sentendosi più amata come un tempo, ha chiuso la relazione tornando alla sua vita di sempre. Nonostante la fine della storia, l'affetto tra l'ex tronista e l'ex corteggiatrice non si cancella. La rottura è arrivata dopo un viaggio che la coppia si era concessa a Cuba, forse nel tentativo di salvare una situazione che era già compromessa. Già prima delle festività natalizie, infatti, si vociferava di una crisi tra i due. Il viaggio a Cuba sembrava essere un nuovo inizio, ma a quanto pare non è stato così. Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani si sono lasciati, le parole di lei. Come avrete capito qualche giorno dopo dal ritorno dal viaggio a Cuba ho deciso di mettere fine al mio rapporto con Claudio. Le ragioni?
grandi mancanze da parte di Claudio, che accumulate nel tempo sono diventate troppo dolorose, comincia così lo sfogo di Ginevra Pisani sui social che ripercorre tutte le emozioni vissute accanto all'ex tronista. Quando ho iniziato questa storia ho scoperto di avere tanto coraggio, tanto da lasciare famiglia, città, amici, perché volevo vivermi questo amore. Sono stati 2 anni ricchi di emozione, viaggi, ma soprattutto tanto amore e rispetto. Infatti, mi reputo molto fortunata, posso dire di aver vissuto un grande primo amore. L'ex corteggiatrice non nasconde un pizzico di amarezza confessando di aver creduto che con Claudio sarebbe durata per sempre. Vi confesso che credevo che potesse esistere il per sempre. Purtroppo, i sogni non sempre si avverano e ho dovuto trovare il coraggio per lasciare qualcosa che non mi faceva più essere felice né amata. Sono certa che capirete. Quando finisce una storia non c'è uno che vince e uno che perde. Sono solo 2 persone che inizieranno un nuovo capitolo, ma con 2 direzioni diverse, conclude. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.